tutti e benvenuti a Faccia, il programma di approfondimento di UGL TV. Oggi parliamo di formazione in movimento e lo facciamo con i miei due ospiti che adesso vado a presentarvi. Abbiamo con noi Francesco Franco, presidente di Fonditalia. Benvenuto presidente. Grazie, grazie, bentrovati. E abbiamo anche Egidio Sangue, il direttore di Fonditalia. Benvenuto anche a te, Egidio. Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Presidente Franco, lasciamo alle spalle un biennio che possiamo veramente definire tragico, drammatico. Drammatico sia da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista economico. Le ricadute sono state veramente tante sul nostro sistema produttivo. Siamo stati costretti per andare avanti a sperimentare anche dei nuovi modelli di relazioni tra le persone, tra il fondo anche le stesse imprese, gli stessi lavoratori che dovevano beneficiare e fruire della formazione. Fonditalia ha deciso di buttare alle spalle in maniera veramente forte questo biennio che diciamo deve essere da dimenticare, e ha deciso di farlo utilizzando una maniera nuova, presidente, partecipando alla storica gara automobilistica, la Mille Miglia. Ricordiamo, una gara automobilistica che è nata nel lontano 1927, alle nostre spalle vedete già qualche immagine che scorrono, e attraversa questa gara ben metà del territorio italiano. Vediamo anche la cartina alle nostre spalle. Presidente, le chiedo come nasce questa idea e quale obiettivo Fonditalia vuole raggiungere con questa partecipazione. L'idea principale che è questa: ricominciamo. Dopo 2 anni di pandemia, dopo momenti difficili, anzi difficilissimi per l'Italia, dopo l'impossibilità di avere dei contatti diretti con i fruitori del fondo, enti di formazione, titolari di conto di rete, le stesse parti sociali, ci è sembrato arrivare al momento di fare una manifestazione un po', come devo dire, quasi di rottura. Quindi andare un po' in giro insieme a questa storica Mille Miglia, girare parte dell'Italia e incontrare i nostri partner, i titolari di conto di rete, i titolari di rete, gli enti attuatori e, dove possibile, anche le imprese. Benissimo, presidente. Direttore Sangue, sarà quindi un periodo, saranno 4 giornate suggestive, ricche di incontri e di eventi, nell'ambito di un evento, ricordiamo, assolutamente suggestivo, forse il più bel evento di gara automobilistica che si realizza in Italia. Ecco, di cosa parlerete incontrando le imprese, i lavoratori, i titolari di rete e tutte le persone che si avvicineranno a Fonditalia durante queste tappe? Sì, abbiamo utilizzato questo evento, che è molto suggestivo, tra l'altro ricco di una tradizione tutta italiana, per rincontrare le imprese, i lavoratori, i titolari di rete, di conto di rete, gli enti di formazione, che sono stati anche gli artefici dei risultati positivi che il fondo ha ottenuto in questo biennio molto difficile, perché senza la loro partecipazione attiva non saremmo riusciti a raggiungere i risultati che comunque abbiamo raggiunto. E quindi l'interesse è quello di incontrarli lì dove operano, sui loro territori, per, da una parte, ascoltare, sentire quali sono le loro esigenze, quali sono i problemi che hanno incontrato e che incontreranno, e per illustrare quali sono le opportunità che verranno offerte innanzitutto dalla legge finanziaria, dal PNRR, dalla nuova edizione del Fondo Nuove Competenze, dalla garanzia d'occupazione dei lavoratori, quindi tutti i nuovi strumenti a disposizione delle imprese e dei lavoratori, in cui noi, come dire, illustreremo quali sono le opportunità che che le imprese e gli enti possono cogliere in questo tragitto che incontrerà lungo il percorso tutti la nostra rete e i nostri contatti. Ecco, presidente Franco, possiamo dire che la partecipazione dunque di Fonditalia alle Mille Miglia nasce per lanciare un forte messaggio di positività per il nostro mondo del lavoro e per le sfide che lo aspettano nel prossimo immediato futuro? Guardi, il messaggio di positività è la cosa principale. Noi dobbiamo in un certo qual modo rompere con il passato, capire che sono stati 2 anni tremendi, che ci sono state difficoltà enormi, e dobbiamo lanciare un messaggio che ci dice che il futuro sarà diverso. Nel futuro riusciremo a riprendere il percorso comune, tutti quanti gli italiani, e noi ci auguriamo che i fondi in questo percorso abbiano una parte, diciamo, rilevante, come già è stato durante i 2 anni di pandemia,
perché durante i 2 anni di pandemia il fondo ha lavorato regolarmente, anzi addirittura, sembra una cosa strana, il fondo è cresciuto, ha aumentato gli iscritti e ha aumentato sia l'attività svolta, diciamo, sia modificando leggermente la modalità, cioè molto spesso agendo a distanza, con formazione a distanza. Bene, direttore, l'ultima domanda per te. Possiamo dire che questa partecipazione a Mille Miglia sarà un viaggio, un vero e proprio viaggio di ascolto e anche di arricchimento reciproco tra il fondo e le parti che incontrerete, e soprattutto ti chiedo se questo potrà aiutarci a realizzare quelle convergenze che sono tanto necessarie per far ripartire il nostro paese. Assolutamente sì. L'intento è proprio quello, è quello di ridare fiducia, ma soprattutto, come dire, di riprendere quei rapporti interpersonali che sono stati, come dire, resi quasi impossibili durante i 2 anni di pandemia, per trovare le convergenze con tutti gli attori del territorio e del mondo del lavoro, per affrontare le sfide che ci attendono. La Mille Miglia, oltre ad essere un viaggio, è anche una gara. E, diciamo, teoricamente è molto simile, come dire, alla gara che questo paese si dovrà affrontare nel prossimo biennio. È una sfida molto importante di riuscire a portare a termine gli impegni posti dal finanziamento PNRR, e quindi noi pensiamo, anzi abbiamo la certezza, che potremmo svolgere un ruolo importante per raggiungere alcuni degli obiettivi che sono, che il paese deve raggiungere. Ovviamente questo non è possibile senza, ovviamente, il coinvolgimento delle imprese, dei lavoratori, delle reti e delle parti sociali. Quindi è un primo messaggio, un viaggio, diciamo, di speranza, di fiducia, e speriamo che non sia l'ultima, la sola edizione. E tra l'altro dovremmo riproporci una analoga iniziativa anche per il Sud e le isole, che ovviamente, come dire, tra l'altro per il fondo rappresentano la maggior parte delle adesioni. Vedremo se ci sarà un'occasione anche per completare il Giro d'Italia. Bene, allora siamo quasi pronti a tagliare il nastro di partenza. Ricordiamo, la gara Mille Miglia partirà ufficialmente il prossimo 15 di giugno per terminare il 18, e bene, non ci resta che seguire con attenzione le tante tappe e le tante interviste che saranno fatte ai protagonisti di Fondo Italia in tutte le tappe che verranno toccate. Grazie di nuovo al Presidente Franco per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie all'occasione che ci ha dato. Grazie al Direttore Egidio Sangue. Grazie ancora. Grazie a voi ascoltatori, e seguite con attenzione tutte le tappe della Fondo Italia alla Mille Miglia. Arrivederci a tutti.